Vieni, andiamo dalla mia amica Deirdre. Chi è questa guaritrice? È una druida, giovane ma saggia. Sei pronto? Sono ansioso di conoscerla. Povero Barret. È triste che Flanna possa dubitare della sua innocenza. Il veleno aveva due scopi. Indebolire i soldati e gettare ombre su Barret. Chi può essere stato? Tossivano sangue. Deve essere lo stesso veleno usato da una setta druidica, i figli di Dan. Chi sono? Quando i cristiani giunsero con spade e fuoco, alcuni druidi si riunirono. Insieme giurarono di sterminare i cristiani. Scelsero la violenza e l'assassinio. Spesso riescono a confondersi tra gli abitanti dei villaggi. Cosa mi dici dei druidi come Deirdre? I veri druidi si oppongono ai Dan, ma sono sparsi e disorganizzati. È questa la ragione per cui desidero che Flann salga al trono di Re Supremo d'Irlanda. Schiaccerebbe i figli di Dan e lascerebbe in pace i veri druidi. Parlami ancora della tua amica. Deirdre è una druida che conosco da anni. Eravamo apprendiste. Sei stata una druida? È così. Ci sono molti pagani e molti druidi sparsi per le foreste d'Irlanda. Di qua, oltre il fiume. Questa terra mi inquieta. Non ricordo bene la via. Seguimi. Vola su queste terre, amica mia. Esatto, eccentrica. Kira, sei finalmente pronta a tornare alle gioie della foresta? Deirdre, lui è il mio amico Eivor. Siamo qui perché ci serve il tuo aiuto. Ahimè, speravo che gli auspici fossero errati. I figli di Danu. Sì, l'armata di Flann sputa sangue. Sai che cosa dobbiamo fare? Speravo ci fosse un altro modo. Di che cosa parlate? I figli di Danu creano il veleno, ma ne custodiscono anche la cura. Ambra, estratta dalla linfa di un antico albero a loro sacro. Ogni figlio di Danu ha con sé una scheggia di quest'ambra. Se intinta nel sangue del suo proprietario, l'ambra libera il potere imprigionato al suo interno. È una richiesta macabra. Dove trovo uno di questi druidi oscuri? Un nostro amico ha cercato di scoprire le nuove identità dei Danu. Sperava di trovarne uno chiamato lo Scricciolo. Ma poi è stato ucciso. I Danu sono molto pericolosi. Potresti trovare qualcosa nella sua vecchia casa, a nord dell'avamposto commerciale di Portoli, alla foce del Balli Sadir. Troverò questo scricciolo, intingerò l'ambra nel suo sangue e poi ritornerò. Che gli spiriti ti guidino. Cosa so di questo figlio di Danu?
Se li vedono, sarà un problema. I rituali sono finiti. Sconda tua, ma ha tramato l'avvelenamento. Lo dirò a Dirtri e a Kira, che hanno loro l'ambra insanguinata. Eivor, iniziavo a temere il peggio. Io sto bene, lo scricciolo no. Che il sangue dello scricciolo bagni la morbida terra e nutra la foresta di latte rosso. Dammi il frammento per la cura. Gli umori dell'albero antico vivono nell'ambra. Ora accesa dal sangue. Guarda, sta diventando rossastra. La cura sarà dolorosa. I soldati soffriranno e invocheranno persino la morte, ma in poche ore si riprenderanno. Siano lodati gli spiriti. Lo scricciolo aveva una nota. Una nota? L'avvelenamento e il piano di accusare Barid erano frutto di qualcuno chiamato l'Anatema. C'è un cottage a Tuam, dove l'Anatema si nasconde. Forse la scopriremo chi ha creato il veleno. Speriamo che sia davvero così. Non è lontano. Dobbiamo andarci. Non ancora, la cura è pronta. Devi consegnarla il prima possibile. Io cercherò questo misterioso anatema. Tu porta la cura a Kashelor. 3 o 4 gocce per soldato, non oltre. Grazie, amica mia. A presto. Eivor, raggiungimi sotto l'albero fuori Tuam, in direzione sud. L'anatema sarà il tuo secondo figlio di Dano, Eivor. Ce ne sono altri. Se mi porterai tutti i frammenti d'ambra, potrei prepararti una pozione che ti darà la potenza del sole stesso. Prima ucciderò l'anatema, poi penserò agli altri e al tuo sole misterioso. Prima di andare, sappi che c'è un'ombra su Kira. Proteggila, ti prego.